è un nuovo volto in una nuova città. La famiglia di Mason si era trasferita da poco nella cittadina di St. George. Sembrava più felice che mai. Finché, come qualsiasi adolescente, mette alla prova la pazienza dei genitori. Darren gli disse: dammi il portatile e dammi anche il tuo telefonino. Ma la punizione dei genitori scatenerà il loro peggiore incubo. Non prese soldi, non prese i documenti. Sembrava essere andato via senza portarsi dietro nulla. Tuttavia, lascia un messaggio nascosto. Leggemmo insieme la lettera e scoppiamo in lacrime. Non hanno la più pallida idea di cosa possa essere successo dopo che è uscito di casa. Lunedì 31 agosto 2015. Il 17enne Mason Smith invia alla madre un messaggio mentre è di ritorno a casa da scuola. Ha buone notizie. Dopo 2 settimane, i voti dell'ultimo anno sono quasi tutte A. Era molto intelligente. So che tutte le madri lo dicono, ma lui era brillante e imparava le cose molto velocemente. Ma vantarsi e mettersi in mostra non è da Mason. Gli avevo promesso che se avesse preso A e B in tutte le materie e se avesse fatto sempre tutti i compiti, allora poteva guardare gli anime durante la settimana. Ora spera di ottenere la ricompensa. Gli anime sono veri cartoni animati per adulti. Hanno delle trame molto intricate, trame molto avvincenti, quasi gotiche, direi. Nonostante gli ottimi risultati scolastici e le ricompense promesse, i genitori hanno altro in mente. Lezioni di scuola guida. Gli Smith vivono a St. George, Utah, una caratteristica cittadina di 80.000 abitanti. St. George è una meta turistica situata nel sud-est dello Utah, al confine tra Arizona e Nevada. Mason è il più piccolo di 6 figli. Mason, che hai fatto? Tieni, mamma. Lo vuoi dare a me? Sì. È stato coccolato e viziato. E i fratelli maggiori si prendevano cura di lui. Crescere con lui è stato bello. I ricordi che più custodisco sono di quando giocavamo a nascondino e cose del genere. Noi ci divertivamo. La primissima parola che tutti gli altri figli hanno detto quando hanno iniziato a parlare è stata «papà». Mason invece era il cocco della mamma. È stato l'unico ad aver detto «mamma» come prima parola. Ora Mason è l'unico dei figli a vivere ancora sotto il tetto dei genitori. La famiglia di Mason si era trasferita da poco dal Canada nella cittadina di St. George. Inizialmente Mason non è sicuro di voler andarci. Ha appena iniziato l'ultimo anno del liceo. Dovrebbe ricominciare in una scuola nuova e farsi nuovi amici. I suoi fratelli, invece, hanno già preso la loro strada. Mio fratello non era molto estroverso, non faceva amicizia facilmente, ci metteva un po' ad aprirsi. Era molto timido. Quando vivevamo in Canada, io e lui soffrivamo di disturbi depressivi, così iniziamo a pensare a tutti i posti dove potevamo andare, posti dal clima soleggiato, e pensammo che St. George fosse quello giusto. Mason e la madre si stabiliscono a St. George, Utah, nell'aprile del 2015. Durante quel periodo dell'anno, suo padre Darren lavorava in quella zona per dei lavori di costruzione. In estate e gran parte della primavera c'eravamo solo io e Mason in casa, perciò decidevamo tutto noi. Tracy inizia un nuovo lavoro come direttrice di una clinica mentre Mason frequenta la scuola estiva. I crediti scolastici maturati in Canada non gli erano stati convalidati.
Tracy si gode il tempo che trascorrono insieme. Andavamo spesso al Pioneer Park, dove si può ammirare un fantastico panorama della vallata. Mesin era entusiasta del trasferimento a St. George. Sembrava più felice che mai. Gli piaceva molto l'ambiente e gli piaceva la scuola. Diceva, sono tutti gentili qui. Alto 1,93 m per 90 kg di peso, Mesin è un ragazzo dall'aspetto imponente. Il suo modo di fare era molto piacevole. Era un po' il gigante buono, diciamo, gentile. Il bell'adolescente ha sempre avuto un animo molto sensibile. Tesoro! Ciao! Mesin soffre di afasia infantile, un disturbo dello sviluppo del linguaggio. Faceva i capricci quando noi non riuscivamo a capirlo. C'è solo una persona che riesce a capirlo. Lui era il mio amichetto perché tutti gli altri fratelli pensavano di essere troppo grandi per giocare con noi. Quando non riuscivo a capire cosa stava dicendo, lei si faceva avanti e diceva «Mamma, ecco cosa vuole dire». Il tempo e una terapia del linguaggio aiutano Mesin. Tuttavia, coloro che lo conoscono bene notano ancora dei difetti nel suo modo di esprimersi. Non era così evidente, ma era il suo modo di parlare. Ecco la mia letterina! Lo paragonerei un po' alle persone con problemi uditivi, se vogliamo. Il mio gioco! Non articolava bene le parole. Papà, guarda il mio gioco! Biascicava, questo era il termine più giusto. Ciò lo rende bersaglio dei bulli a scuola. Mesin racconta alla madre di essere preso di mira quotidianamente per via del suo modo di parlare, che mina la sua autostima. Ma lui si rifugia nella musica e sogna di diventare una rock star. Amava molto scrivere, passava molto tempo da solo, suonando, cantando e componendo canzoni. Sin da bambino Mesin è anche appassionato di videogiochi ed è un giocatore entusiasta. Tuttavia, di recente, il suo passatempo preferito è guardare cartoni animati giapponesi anime. Aveva l'ossessione degli anime. So che molte persone forse pensano che stia esagerando, ma ogni momento libero che aveva lo passava guardando anime. Quel pomeriggio d'estate, come ricompensa per gli ottimi voti, Mesin trascorre tutto il pomeriggio a guardare anime. Il padre, che è tornato a casa 3 giorni prima del previsto da Salt Lake City, però, ha un'altra idea in mente. Darin voleva dargli lezioni di guida per prendere la patente. Mesin sta imparando a guidare, ma ha qualche difficoltà. Non si sentiva all'altezza. Io gli dicevo che l'unico modo per migliorare era fare pratica.